Iniziamo oggi a parlare di una forma geometrica che non è un poligono e che si disegna grazie ad uno strumento che avete spesso nel vostro astuccio e che è il compasso. Questo è un compasso un po' particolare da lavagna e come potete vedere ha una sola zampetta e lo posso aprire o chiudere, adesso per esempio è un po' più chiuso e quando vado a disegnare lui mi disegna una forma geometrica che si chiama circonferenza che è più piccola della precedente. La circonferenza è una linea curva chiusa i cui punti mantengono sempre la stessa distanza dal centro. Questo è il centro, adesso poi metterò anche il nome. Ecco. Tutti i punti della circonferenza, tutti, hanno sempre la stessa distanza dal centro. E tutti questi segmenti che vado a disegnare e che appunto sono tutti di uguale lunghezza, vengono chiamati con un nome che ricordate perché lo usate anche nella vita di tutti i giorni, raggi. Ecco, sto disegnando non di raggi, però dentro alla circonferenza possiamo disegnare infiniti raggi. Benissimo. Una di queste circonferenze che ho disegnato con il compasso la muovo e la porto fuori dalla figura. Adesso disegno un segmento invece che non parte dal centro della circonferenza e va fino alla circonferenza, ma che parte da un punto della circonferenza e arriva ad un altro punto della circonferenza. Questo segmento blu che ho appena disegnato si chiama corda. Mentre prima abbiamo detto che tutti i segmenti blu di prima si chiamavano raggi. Sono una serie di raggi. La circonferenza invece è questa che sto muovendo, una linea curva chiusa, posso anche scriverlo. Linea curva chiusa i cui punti hanno sempre la stessa distanza dal centro. Posso usare questa la definizione di circonferenza. E la dovrei mettere quindi accanto a questa parolina, circonferenza, questa, eccolo qua, e raggi e corda. E posso usare anche GeoGebra, come vedete ho già fatto partire una costruzione dove si vedono due rami neri, AD e AC, e una corda rossa. A partire dal centro della circonferenza A ho tracciato una perpendicolare. E ho disegnato in verde la distanza dal centro della circonferenza alla corda. Noto che la perpendicolare taglia la corda in due parti uguali, che sia un caso o che sia veramente che sia una proprietà. Pare che sia una proprietà, cioè che questa cosa accada sempre. Quindi una perpendicolare condotta dal centro della circonferenza alla corda taglia la corda in due parti uguali. Torno alla mia costruzione, torno di nuovo alla lavagna e vado, io mi sono salvata nel frattempo quella costruzione di prima. Non ho più GeoGebra, GeoGebra mi calcola un sacco di cose, potrebbe dirmi subito quanto vale la distanza EA, ma non lo voglio fare, voglio farlo con i mezzi classici della geometria, quindi anche con qualche formula. Se guardiamo bene questo triangolo, questo che vado a disegnare, è un triangolo rettangolo perché è stato ottenuto disegnando proprio una perpendicolare, quindi qui c'è un angolo retto.
ecco qua, qui c'è un angolo retto. E di conseguenza è possibile calcolare questo lato che è un cateto con il teorema di Pitagora.